a Piero Giannico e Adriano Broglia, perché tra poco alle 20:30 scendono in campo Busto, unendo Yamamay e Montichiari al pala Yamamay. Buonasera ragazzi. Buonasera a voi, è una partita sicuramente importante per la classifica, 12 punti Busto, 9 per Montichiari, quindi un successo per la UIBA significherebbe volare verso le zone alte della classifica. Insieme a me Adriano Broglia, qui do subito l'onere e l'onore di presentare le ragazze in campo. Un saluto agli amici di Tele Lombardia, le 12 farfalle in campo, col numero 2 la guerriera senza paura, Alice Degradi, col numero 3 l'allegra chirurga, Caterina Cialfi, numero 5 l'under, Beatrice Negretti, col numero 6 l'Heidi delle Dolomiti, Silvia Fondriest, col numero 7 Capitana America, Jenna Haglund, numero 8 la cerbiatta canadese Jamie Thibault, col numero 9 il gabbiano ligure Valeria Papa, col numero 11 la mancina di San Diego Karsta Boom Boom Love, numero 12 la piccola clava Giulia Angelina, numero 14 la stella del Bosforo Gozzi Ilmaz, col numero 17 Miss Murone, Giulia Pisani, col numero 18, la farfalla Mignon, il libero, Celeste Poma, primo allenatore signor Marco Mencarelli, secondo allenatore signor Marco Musso. Ecco, Molto abbiamo bene. ascoltato dalla viva voce di Adriano le 12 farfalle in campo. È arrivato anche il presidente Pirola, che ha preso posto nella sua tribuna, e quindi credo che ci siano tutti gli ingredienti in questo momento per fare sicuramente una bella serata di pallavolo. C'è una bella sfida in campo tra le due opposte. Da una parte Tomsia, che è la capocannoniera, chiamiamola così, del campionato di Serie A1, dall'altra parte invece c'è la Love, la farfalla, che è terza in classifica. Quindi sarà una bella sfida. Bella sfida, allora ci risentiamo più tardi, grazie a Piero e Adriano. Passiamo a questo punto al calcio. L'apertura dedicata al Milan fa discutere la vittoria molto sofferta ai supplementari di ieri in Coppa Italia, soprattutto alcune scelte tecniche con Mihajlovic che si è affidato ad ampio turnover, ma soprattutto la convocazione in extremis.